li hanno riconosciuti e avvicinati chiedendo un selfie e invece sono stati rapinati e picchiati proprio dai loro idoli. Ma per i due noti rapper, Traffic e Gallagher, di 23 e 25 anni, sono scattate le manette e ora sono agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina. Coinvolto nella furiosa aggressione anche un uomo originario del Bangladesh picchiato mentre aspettava il bus. I due avevano un tirapugni punto, infatti risalgono allo scorso 3 febbraio alla stazione Termini, quando un gruppetto di fan, quattro ragazzi tra cui un minorenne, ha incrociato due musicisti. Invece di una foto ricordo però hanno subito una violenta aggressione. Con non poche difficoltà sono poi riusciti a fuggire velocemente a piedi, venendo rincorsi. Durante l'inseguimento due rapper avrebbero aggredito anche un cittadino del Bangladesh, di 50 anni, che era in strada ad aspettare l'autobus, riempiendolo di calci e pugni, tentando di sottrarre il cellulare anche a lui, ma non riuscendoci per l'intervento di alcuni passanti. Per scappare dalla furia dei due, lo straniero è finito investito da un'autovettura in transito, soccorso e trasportato all'ospedale. I medici gli hanno riscontrato la frattura della gamba. Una volta medicato, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione Roma Macao hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e di identificare i responsabili in modo inconfutabile, in particolare con il riconoscimento fotografico delle vittime e anche del cittadino bengalese, che era stato rintracciato, risalendo alla cartella clinica del pronto soccorso, dove era stato accompagnato dall'ambulanza. Nei testi delle loro canzoni ci sono inni alla violenza e al razzismo. Negro, trasporto le bands, giovane negro col greco ti spegne. Ah, ti brucio da dentro punto siamo dei cloni, bambini selvaggi, di razzista ciò solo i diamanti. Gabriele Mangi, in arte Gallagher, è stato rintracciato dai militari mentre si trovava in un barbiere del quartiere Parioli, mentre Traffic, Gianmarco Fagà, è stato rintracciato a Novara dai carabinieri della locale stazione. Su Instagram, con l'hashtag cancelletto Fregana, Gabriele Mangi Gallagher attacca, ricostruzione infinita.